Il prefetto insieme al questore sta facendo una valutazione di quali siano le aree da interdire alle manifestazioni, ci sarà un comunicato a breve da parte della prefettura. Chiaro che noi dobbiamo sempre coniugare sicurezza, diritti dei cittadini, ma anche diritto a manifestare, perché il diritto anche a manifestare è un diritto che è riconosciuto costituzionalmente. Io credo che una soluzione equilibrata verrà adottata dal prefetto e sono convinto che questo darà le risposte che tutti gli attori si aspettano. Valutando caso per caso. Valutando caso per caso, ma soprattutto cercando di equilibrare quello che è un diritto alla manifestazione con quelle che sono con quella che è la situazione del momento, che è una situazione molto, molto complicata, e anche gli ultimi dati del contagio lo evidenzia. Per quanto invece riguarda l'emergenza criminalità, io credo che mai come adesso, da un lato c'è un tema di repressione e di controllo, che è un tema sicuramente di competenza delle forze dell'ordine e della magistratura, dall'altro noi dobbiamo rispondere con un maggiore azione su quella che è lo sviluppo, soprattutto nelle periferie. Questo è il modo che noi come comune possiamo mettere in campo per contrastare la criminalità, soprattutto per quello che riguarda i giovani. Abbiamo degli episodi che si stanno verificando, che sono monitorati dalle forze dell'ordine e su cui ci sono indagini, però noi non dobbiamo mai abbassare la guardia. Sappiamo bene come Napoli sia una città difficile e per una città difficile ci vuole una politica continua e pluriennale.